I miei partner solitamente sono molto più giovani. Quelli più grandi, più maturi, vogliono farti godere anche con il sesso orale, non è un'imposizione. Io appartengo ad una generazione per la quale il sesso era un tabù inizialmente. Ci accomodiamo? Sì, sì, sì. Benvenuti a Maleducation. Questa sera parliamo dell'età del sesso. Puntata della Maleducazione, il programma dove poter parlare liberamente di sesso esclusivamente attraverso l'esperienza delle persone presenti in studio. Oggi la puntata è dedicata al sesso e a come cambia il sesso rispetto all'età. Quindi dai 18 fino a quando si può, che succede in materia di erotismo? Come si coniuga un uomo e una donna di età differenti? Succede qualcosa? È uguale? È diverso? È più bello? Chi di voi ha avuto o ha tuttora delle relazioni in corso con persone più mature oppure con un'età differente? Chi vuole cominciare? Alessandra. Io ho avuto quasi tutti i miei partner, tranne quello attuale, molto più grandi di me, almeno 10-15 anni più di me. Tranne l'ultimo, che è un coetaneo, quindi ho potuto fare una comparazione, se vogliamo. Gli uomini più maturi ti aiutano moltissimo nella vita e nel rapporto sessuale. Perché? Perché conoscono molto meglio il fisico delle donne, il corpo della donna, non hanno fretta, ti adorano e si dedicano moltissimo a te, in tutti i sensi. Mentre gli uomini più giovani sono meno attenti, gli piace se tu ti travesti, se tu sei carina, se sei sexy, però poi è meglio che me la sbrigo prima io, poi tu, vabbè. Debbie? Sì, ho avuto più di una volta delle storie con persone parecchio più grandi di me, insomma. Quanto? Anche più di 20 anni, più grandi rispetto a me. E no, non riscontro tanto quello che dice Alessandra, il fatto che sono più attenti al corpo femminile. Questo l'ho riscontrato più con ragazzi più giovani, perché sono vogliosi, curiosi, ancora non sanno dove mettere le mani e quindi esplorano. Invece magari una persona più grande ha già le proprie abitudini radicate, quindi o sei fortunata che incontri l'adoratore della donna, oppure comunque ti prendi un pacchetto che ormai non cambi più. Però invece Tu dici più avanzata l'età, meno sì. Possibilità ho di interagire, di modificare sì, i suoi gusti. Non trovo qualcosa che già mi va a genio, però magari prendo qualcos'altro. Però li trovo molto più romantici, molto più accorti in generale, non tanto nel sesso, ma proprio nella cura della donna. Cioè il gentiluomo appartiene evidentemente più a un'epoca diversa dalla nostra. Mariella. Ho avuto più volte relazioni con uomini che vanno dai 10 ai 15 anni di differenza rispetto a me, più grandi di me, e devo dire che sono degli ottimi amanti. Cos'è che ti manca e che hai trovato in un uomo più grande? Con i miei coetanei c'è una sensazione di bisogno fisico, di una soddisfazione personale che deve essere colmata, mentre invece con l'uomo più grande questo non avviene, perché sono più attenti a farti raggiungere l'orgasmo, hanno la voglia di vederti godere più che sentire il proprio. Hai scoperto qualcosa di nuovo? I coetanei non sempre praticano il sesso orale, invece quelli più grandi, più maturi, vogliono farti godere anche con il sesso orale, non è un'imposizione. Che pare che alcuni gusti, non so, avete presente, quando siete piccoli fate fatica a mangiare il fegato, poi diventando adulti è una cosa che vi piace. Stefania. Io ho avuto esperienze quasi esclusivamente solo con uomini più grandi di 15 anni. Diciamo che il mio range è quello, però ho cominciato quando avevo 20 anni con un uomo di 50. Com'è andata questa esperienza? Se lo ricordo adesso mi viene da ridere. Perché sono stata a pensare tutto il tempo dell'amplesso a come era diverso il suo
membro rispetto al mio primo fidanzato. E in che senso era diverso? Perché pensando che fosse più grande, trovavo che fosse diverso. Poi in realtà mi sono resa conto che ogni uomo potrebbe averlo in modo diverso. E quindi in realtà con modalità, grandezze, forme. Però io mi ero proprio concentrata su quello. Elvira, non stavo pensando a diversi. Alcuni sono una fatica mortale anche a farli arrivare a una posizione, diciamo, semirigida, non proprio rigida, perché è una certa... No, è normale, voglio dire, non è una... Non lo dico per fa... È normale, gli uomini hanno comunque dei momenti di grande picco e dei momenti in cui hanno... C'ho un sacco di tempo, insomma. Bisogna dedicarci, sì. Però io preferisco decisamente le persone più grandi. Adesso che ho un fidanzato che ha 15 anni più di me, e devo dire che è un uomo che ama molto le donne e ti fa sentire una regina. Certo, c'ho anche quello giovane quando proprio ho bisogno di essere massacrata. Però ha ragione lei, sono molto più attenti alla donna, gli uomini di un'età. Sono degli amanti più a 360 gradi, amano la donna a tutto tondo, amano ogni parte di lei. Poi non fa niente se tu sei, una volta c'avevi il seno che ci mettevi sopra il vaso di fiori, adesso invece c'hai un po' più di problemi. Perché lo sapete tutti che comunque con l'età va tutto in giù, l'unica cosa che va in su sono le gengive, l'unica cosa. Così, mica lo dico io, lo dice la scienza. Però loro non gliene... È vero, è la gravità. Io devo dire che ancora mi difendo molto bene. Su gengive o su tutto il resto? Su tutto il resto, però consapevole di avere 58 anni, no? Certo, non voglio fare ridicola. Però ho delle persone giovani che mi adorano, che pensano che io sia la regina della loro vita, anzi l'imperatrice, perché regina mi sembra un po' riduttiva, e quando ho bisogno di rimanere proprio a pelle di leone, allora sì. Il giovane è più bombardevole, capito? Più... Però di fatto, per come lo racconti tu, domini entrambi, nel senso che sai esattamente cosa prendere da uno, sì, e dall'altro, quindi tu hai una posizione proprio da imperatrice. Sì, sì, assolutamente sì, e non mi cambi assolutamente con una di 30. Valentina. Sì. Visto che dopo andremo un pochino più a fondo nella tua vita di coppia. Sì. Una piccola anticipazione prima di dare lo spazio alla sezione maschile della Maleducation? Sì, nella mia vita, anche se non è lunghissima, purtroppo io ammiro le donne come Elvira, nel senso c'ha molte cose da raccontare. Ecco, spero di arrivare con il tuo spirito, veramente complimenti. Però ho sempre preferito con gli uomini di maggiore età, anche di 20-30 anni, e non mi sono mai pentita di nessuna di queste esperienze, perché ognuno di loro mi hanno dato delle cose diverse. Perché secondo me un uomo di maggiore età, soprattutto over 50, sono come un libro aperto, ma un libro anche, cioè, molto grande, cioè c'è una vita da leggerli, e ci puoi leggere in qualsiasi angolazione. E soprattutto nel sesso. Stai dicendo che non ti annoi mai? No, non è erotismo, poi hanno una fantasia infinita. E soprattutto sanno come porsi verso le donne, ogni donna che sia diverso, e sanno come gestirla. Su come cambia il sesso nell'età, ma anche per dare il benvenuto alla sezione maschile della Maleducazione, vi voglio far sentire quello che ci ha raccontato Luca Barbarossa. L'unica cosa che rende il sesso diverso, io credo che sia l'amore, che sia l'affetto, la complicità, non credo che sia un fatto di età. Credo che poi i due sono due anime, due corpi e due anime che si incontrano nel momento in cui sono veramente coinvolti l'uno dall'altra, non solo su un piano fisico-sessuale, ma su un piano emotivo, emozionale, su un piano affettivo. Ecco, questa è una cosa che forse, che sicuramente ho avuto il privilegio di capire essendo insieme a mia moglie da oramai 15 anni, c'è anche una maturità del rapporto sessuale, una seconda fase, no? Uno è sempre portato a pensare che nel sesso esista solo l'effetto novità, la nuova conquista, la passione dei primi mesi o dei primi anni o delle prime settimane,
mentre poi invece c'è un rapporto sessuale che è molto, che va di pari passo invece con il legame, con la complicità. Io credo che quello abbatta qualsiasi tipo di barriera, compreso quello dell'età. Ti possono succedere delle vere disgrazie in questo senso, nella sessualità in età avanzata, perché se cala la tua prestanza sessuale e non cala il desiderio, è un inferno. Insomma, speriamo che le due cose calino con la stessa intensità, capito? In contemporanea, perché sennò veramente si rischia veramente di farsi venire i grampi al cervello. Aumenta il desiderio, ma forse le prestazioni potrebbero anche calare dopo una certa età. Non lo so, questa è una domanda che rivolgo alla sezione maschile della Maleducazione, partendo da Fabio, di anni 63, compagno di Valentina. Beh, cala. No, io penso non cala, bisogna vedere quello che, com'è la testa più che altro. Io penso sia una questione di testa. Poi c'è un discorso fisico, certo, questo è normale. Però ci si rapporta e si inizia un rapporto in modo completamente diverso a una certa età. E quindi il desiderio... Così, il desiderio rimane intatto e forse la prestazione potrebbe ogni tanto... Guarda, per quello che mi riguarda, quello che penso io perlomeno, essendo diverso il desiderio, cioè essendo un desiderio più di testa che di fisico, qui diventa un desiderio molto più profondo. Quindi il fisico va poi dietro a quello che è il pensiero. Cioè, mi stai dicendo che invecchiando gli uomini cominciano a essere più simili alle donne che sentono per più la sessualità, sì, attraverso per me è così. L'intelletto? Per me poi non posso dire... Il tuo desiderio comunque aumenta o forse muta, poi però come viene espresso se poi il fisico non ti viene dietro allo stesso modo, come diceva prima Barbarossa? Guarda, sarà un po', non lo so, sarà una fortuna mia. Il fisico per ora regge. No, io te lo auguro, per carità, non è... Senza bisogno di... Che era esattamente quello che volevamo sapere tutti. Sì, sì, no, eravamo curiosi. Il fisico no, regge. No, ci fa piacere e te lo auguriamo, senza bisogno, carità, di pasticche blu o rosse o no, verdi. No, no, quelle poi no, non è detto. Passiamo a Giovanni, che di anni ne ha... 50. Com'è cambiata la tua sessualità attraverso il tempo? Da quando ne avevi 16, 25, 50? Sicuramente è migliorata. È migliorata tanto, è aumentata la curiosità tantissimo. È aumentato il desiderio, il fisico sta bene, molto, però segue molto il desiderio. Per me può succedere, anzi succede abbastanza spesso, che basta un non nulla per perdere un'erezione, anche una telefonata, anche un qualcosa fuori luogo che mi fa perdere, può succedere che perdo l'erezione. Ok, invece cos'è che hai imparato a fare meglio col tempo? A secondare la donna, anzi ho imparato a domandare cosa piace, cosa non piace, cosa vuole, cosa cerca. Quindi accetti anche magari di essere guidato, assolutamente, di essere, sì, suggestionato su quello che piace a lei? Assolutamente sì, ho imparato, mentre prima cercavo proprio di essere io la guida, anche di farmi guidare in qualche maniera. E la cosa trovo che sia anche molto sexy. Perché molte donne dicono che con l'avanzare dell'età gli uomini imparano meglio a praticare sesso orale. Beh, quello io l'ho sempre saputo fare. Ma qui è... Stefano, com'è cambiata la tua sessualità attraverso l'età? Tu hai 45 anni. 45 anni, sì. Ho paura di dire l'età. No, diciamo che ho imparato a ottimizzare il tempo che ho a disposizione e le energie che ho, quindi... Le tue? Sì, esatto, esatto. E quindi c'è una preparazione che poi facilita tutto il resto, la penetrazione, quindi bisogna investire un pochino con le mani, con il rapporto orale e giungere appunto alla penetrazione nel momento in cui si è un po' preparata la donna, ecco, senza fare quelle lunghissime penetrazioni che si facevano quando c'hai 19, 20 anni e tutta quell'energia, insomma. Ma è una cosa che tu hai modificato perché hai sentito l'esigenza di modificarla rispetto alle tue esigenze fisiche, oppure una cosa che tu hai imparato nel tempo capendo che magari a molte donne hanno bisogno di più tempo per esprimersi? Dunque, le donne sono tutte molto più diverse tra di loro rispetto agli uomini, cioè nel senso che vanno toccati in maniera diversa, cioè l'approccio è proprio molto diverso, infatti conviene un pochino
chiedere che cosa desidera, il movimento, la velocità, la pressione, su tante cose, sennò si rischia di fare sport. Io sono molto pigro, quindi preferisco ottimizzare il tempo a disposizione, le energie, e appunto preparare la donna, penso che vada un pochino preparata alla penetrazione. Quindi. Giorgio? Io sono molto preoccupato perché purtroppo non cala. Il desiderio, dico, purtroppo non cala. Anzi, ti dirò che o so gli ultimi fuochi fra 3 giorni, oppure è proprio invece è un momento, è, direi, sempre molto presente, anzi forse è migliorato, addirittura canalizzato, perché come diceva lui da giovane, invece adesso quasi professionale. Ma cosa hai imparato a fare meglio? Ma ho scoperto, ho scoperto che mi piace moltissimo dare piacere a una donna, mentre prima magari quando ero giovane cercavo più il mio piacere, invece adesso la cosa che voglio, forse probabilmente con l'età, è riuscire a dare piacere. Simone? Io uso una metafora. Da ragazzo avevo una Ferrari perché mi interessava la potenza e la velocità e andava bene così. Adesso ho una monovolume, ho bisogno di una macchina sicura, durevole. Sto parlando di me stesso, no? Sto parlando di me stesso. Noi parliamo che cosa cambia nell'uomo. Sì. Giusto? Anche se io sono un po' preoccupato per la macchina che ha scelto, perché no, perché qua a Ferrari stavi da solo, col monovolume siete tanti, eh? È il momento... Antonio? Io posso dire che ancora sto imparando tantissime cose. Tipo... Come me... Angela, dagli la benedizione perché sennò non parla. No, sempre... Puoi, parla. Quindi... mi è sempre piaciuto guardare film tipo pornografico e anche a sentire amici più grandi. Ho sempre avuto esperienze con gli amici più grandi e con questo ho imparato sempre di più. E tu sei più giovane? Sì, 34 anni, però posso dire che noi uomini non diciamo sempre la verità. La verità. Quindi, ma davvero? Sempre, sì. C'è questo problema. Quindi, come io sempre ho avuto un problema tipo... Bono che sempre è stato giovane, sempre con molta disposizione, però il problema di noi uomini arriviamo sempre veloci. Quindi, e come... oggi che invece sei con una compagna che è più grande di te? Perché Angela, tu hai 10 anni più di lui. Sì, quasi 10. Sì. Quindi, per è me... È diversa? Posso dire che è diverso no ponto che lei può essere più grande, demora di più a arrivare. Quindi le donne più piccole erano più veloci, quindi per me era più facile perché... Io sono più lenta. Lei demora un po' di più, è più fatica. Quindi... Allora, in questa puntata dedicata al sesso e all'età, i due, posso chiamarvi protagonisti, di questa puntata sono Valentina e Fabio. Voi due avete una differenza di età di... 33 anni, siamo venuti a dare uno sguardo alla vostra vita intima. Vediamo il filmato. Valentina unisce in sé, nella sua figura, più cose. Unisce prima di tutto più età. È giovane, è grande, è bella e matura nello stesso tempo. Valentina è riuscita a coinvolgermi come nessun'altra persona mi ha coinvolto, perché mi ha dato la possibilità di avere un'altra vita. Lui è stato un ottimo alunno, prima di tutto. Questo credo sia importantissimo. Alunno? Alunno. Ah. Cioè io imparavo? Sì. No, forse no, non te ne sei accorto. No, volevo capire io. No, lui quanto mi ha... Spiega sì. Perché, un attimo sì. Perché. Perché quando mi ha conosciuto, lui non ha cercato di fare sesso con me o stare con me nel modo che lui ne sa già. No, lui ha usato dell'esperienza che lui ne possiede per conoscermi, per imparare che cosa è più adatto, appropriato per me. Sessualmente penso che non è stato difficile per me con Valentina, perché non ho fatto niente pensandoci. Le ho dato quello che avevo.
il piacere di conoscere. Ecco, questa parola piacere è il piacere di dare piacere. Questo sì, nella maturità è un po' questo che si capisce, mentre nella giovane età non ci si arriva a capire questo. Un ragazzo giovane, non solo nel sesso, ha sempre frenesia di andare avanti, di correre, fare più cose. Invece quando un uomo maturo capisce poi il ritmo vero della vita, quello che trovo di vantaggio stare insieme con Fabio è proprio questo, cioè mi godo il sesso. Il sesso, bisogna parlare di un sesso nostro perlomeno, è un sesso molto cerebrale, cioè un sesso fatto di pensiero di tutto il giorno, cioè tutto il giorno vivendo, lavorando insieme facciamo sesso, che poi dopo ci sia l'atto sessuale, carnale, quello vero, quello è una cosa che viene secondariamente. Io sono una curiosa, perciò fondamentalmente mi piacciono tutti i tipi di sesso. Delle volte facciamo del sesso passionale, delle volte facciamo più dolcemente, delle volte semplicemente degli abbracci. C'è un mondo sessuale, quello mio e di Valentina, fatto di più preliminari che poi atto sessuale, come si intende. La penetrazione fa parte dei piaceri sessuali, ma non è l'unico, perciò non ho bisogno. Ogni tanto sì, ogni tanto anche no. Noi uomini siamo molto legati al nostro lui. E fratellino, al nostro, in Cina lo chiamano fratellino. E invece se noi ci togliamo questa paura che il fratellino non ci assista, e invece siamo noi che dobbiamo vivere. Certo. Io resto sempre, non ci sarà più lui, che se ne frega, sì. Insomma. Infatti io vivo con lui, non vivo con suo fratellino. Di estremo romanticismo, non so che cosa ne pensiate voi. Tu e il tuo fratellino, quando vi siete separati, Fabio? Cioè quando hai dato più spazio alla testa piuttosto che alla potenza magari fisica, erotica, no, io sono sempre ormonale. questo pensiero così vicino tra il pensiero e il e poi l'atto sessuale l'ho sempre avuto, cioè è una cosa che forse ci sono cresciuto. Poi è ovvio che dopo con l'età questa cosa capisci che non è tanto strana, ma diventa anzi una cosa bella, perché forse quando sei giovane pensi ma sono troppo cervellotico, voglio troppo parlare e meno fare, e quindi delle volte lo vivi anche come un difetto, no? Quando invece poi cresci e ti rendi conto che non è un difetto, perché conosci anche la donna, conosci anche il desiderio della donna. Hai detto una serie di cose interessanti. La prima che a me ha colpito particolarmente è cambia la relazione tra il dare e il prendere. Certo. Non so se è una cosa che condividono anche tutte le donne. Per esempio, Chiara? Io la cosa che più sento di aver cambiato negli anni, nella mia sessualità, è proprio che ho imparato a chiedere e ho imparato ad andarmi a prendere, mentre prima aspettavo sempre che l'uomo capisse che cosa volevo io, quindi anni di frustrazione, perché ovviamente invece... Qual era il limite del non chiedere? La paura del giudizio, l'inibizione, l'educazione? Tutto, un mix di quello che... Sì. Un mix di tutte e tre le cose? Sì, sì. Per me, per la mia esperienza, sì. Non osavo chiedere perché non stava bene, invece adesso me lo vado a prendere. Non osare chiedere perché non stava bene, chi è che si riconosce in questo? Io sono Alessandra. Molto d'accordo, assolutamente sì, per me è stata molto simile alla cosa che ha detto Chiara. Fondamentalmente è una questione di educazione, come se è stata cresciuta. Le donne sono sempre state molto condotte,
crescendo ho capito che invece potevo condurre e potevo anche essere condotta in maniera diversa. E se fino adesso ci siamo occupati di uomini più adulti e donne più giovani, ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo subito dopo la pubblicità parlando del fenomeno cougar, quindi donne più grandi con ragazzi più giovani. Fare l'amore è bello, ma con il... profilattico? È sempre... molto meglio. Ci vediamo tra pochissimo alla Maleducazione. Bentornati alla Maleducazione, il programma che parla di sesso senza barriere, senza peli sulla lingua, uomini, donne, esperienze personali che vengono raccontate in questo salotto fatto di uomini e donne molto consapevoli sulla loro sessualità. Questa sera la puntata è dedicata a come cambia il sesso nell'età, da quando abbiamo le prime esperienze fin quando ci è ancora concesso di poterci divertire sotto le lenzuola. Dunque, ci siamo lasciati prima della pubblicità parlando delle donne cougar, le coguare, quelle che escono e che hanno una preferenza per gli uomini più giovani. Ovviamente per tutti quelli che non possono seguire la trasmissione da questo momento in avanti potete recuperare tutte le nostre puntate sul sito www.lamaleducazione.la7d.it. Comincerei con Giulia. Tu quanti anni hai? 37. 37. E i tuoi partner sono molto più giovani? I miei partner solitamente sono molto più giovani. Sono attratta, non dico dai ventenni perché vado ad esagerare, ma giusto per salvare un po' la faccia, no? Sono... cioè c'è sempre il 2 prima, come... è abbastanza. C'è il 2. Under 30. Perché più giovani? Fisicità. Cioè, mi piace proprio un aspetto più giovane, la pelle più fresca, se parliamo di aspetto fisico, quindi di gusto visivo, quindi andiamo a soddisfare anche un po' la mente, io ormai da donna 37enne ho bisogno anche di quello, e poi non lo so, sono freschi, sono simpatici, forse anch'io sono ancora... Cosa fanno meglio degli uomini un pochino più âgé? Non sono d'accordo su chi ha detto che l'uomo maturo presta più attenzioni, io trovo il contrario, nel senso che l'uomo giovane è molto più curioso, quindi va ad esplorare, va a chiedere, cioè io trovo che un uomo giovane chiede molto spesso... E poi mi piace da fare un po' da nave scuola, si dice così, però. Mi piace insegnare al ragazzo giovane a trovare il piacere. Ma una domanda, ascoltano tutti le indicazioni che tu dai oppure sono sordi? C'è pure quello che è meno diligente, quindi stai là con la bacchetta. Non sono troppo irruenti, troppo rapidi, concentrati solo sul loro orgasmo poi? Può succedere, ma vengono eliminati. Ah, quindi vengono eliminati. Quindi senza cerchi un giovane con la testa da uomo più maturo? Sì, sicuramente. Difficile, sì. So come ti... Si possono fare i tentativi, la vita è bella per quello. Ma volevo dire, Elvira, volevo chiedere, ma se ti capita che ti corteggia uno più grande, lo escludi proprio a priori? Proprio non lo vuoi proprio... Non riesco a vedermi vicino ad un uomo più grande di me. Ma cioè, è un figo pazzesco di 40 anni? Ma a me i fighi pazzeschi... No, dico uno bello, cioè, relativo. Uno bello, No, proprio non mi piacciono. Non mi piacciono. Le cougar hanno proprio come caratteristica il fatto di aver scelto consapevolmente... una sessualità anche se volete più maschile, per cui scegliere di fare la cacciatrice, scegliere di essere di più disinibita, di manifestare completamente i propri desideri, per cui forse un ragazzo più giovane esatto. Appaga maggiormente tutti questi dettagli che fanno parte del mondo cougar. Tra l'altro le cougar diventano sempre di più, probabilmente attraverso il fatto che non c'è più una barriera comunicativa. Ci si intona a vicenda, se lo fa lei perché non posso farlo io, giusto? Esatto. O forse i ragazzi sono più disponibili? Sì. Sì. Gloria? Sì, stranamente, perché nel corso, come dire, della mia esperienza, che è più che trentennale, improvvisamente mi sono svegliata un giorno, tra l'altro dopo una relazione ormai al tramonto con un uomo di una decina d'anni più grande di me, quindi un po' pesante, stanca, e incontro questo fanciullo di un 16-17 anni più giovane di me, in piena forma fisica, ho visto la luce. Ma la vediamo anche noi nei tuoi occhi, da come lo racconti. Ho detto, ma allora, cioè, si può fare anche così. Questo era un po' di anni fa. Ti ha corteggiato lui? Sì, sì. E io non ci credevo, dico, no, mi sta prendendo in giro. Cioè, avevo più di 40 anni, lui meno di 30, dico, ma figurati.
E invece non mi prendeva in giro per niente. E poi sessualmente, cioè, vedi questo vigore persistente, come dire. È la resistenza il fattore che attrae di più una cougar? È la serenità che comunque un amplesso è grosso modo garantito da un'erezione stabile. Ma tu come ti senti nei suoi confronti? Non ti viene quell'attimo di timidezza? Sai, comunque il corpo di una donna cambia radicalmente. Anzi, dopo vi voglio far sentire quello che ci ha detto Pamela Di Loresi proprio sulla generosità dell'uomo e della donna rispetto all'età. Anzi, facciamo così, ve lo faccio vedere subito e poi continuiamo a parlare con Gloria. Vedo tante donne, insomma, della mia età o più grandi di me, che l'insicurezza viene magari dall'essersi sentite un po' eliminate da una scala di valori di attrazione, no? Cosa che non avviene, noi siamo molto più generose con gli uomini, cioè un uomo anche vecchio, anche un po' sfralloppato, anche con la panza, a noi magari ci può piacere lo stesso perché lo guardiamo negli occhi, perché cerchiamo anche la sua anima, il suo pensiero, no? Gli uomini sono un po' meno generosi in questo. Gli uomini vanno, cioè desiderano donne anche dell'età dei propri figli o se non più giovani, no? Io, per me sarebbe impossibile. Mi viene da ridere perché mi è capitato di essere corteggiata da uomini molto, molto, molto giovani, quasi più giovani dei miei figli. Mi viene da ridere, mi viene semplicemente da ridere. Non sono indesiderabili. Secondo Pamela Villoresi sono indesiderabili e dice le donne sono più generose rispetto all'età, rispetto agli uomini. Andando con un ragazzo più giovane, non ti viene così un minimo di imbarazzo per la differenza di età, forse a livello fisico? Inizialmente, infatti, ero molto preoccupata. Dicevo, vabbè, tento, vediamo. E poi invece quando luce vedi o buio? Che ti... Luce. E invece quando vedi appunto questa sorta di adorazione, di curiosità, come si diceva prima, e poi non uno solo che dice vabbè è un pazzo, gli sono piaciuta, no, vedi che poi la cosa va avanti con altri, allora c'è qualcosa. Io faccio tanta ginnastica, No, ma che tu sia una bellissima donna lo sappiamo, però certo. No, era una battuta per dire che non necessariamente... Il corpo di una ventenne è più bello di una di 38, sì, ma non necessariamente una di 40 o di 50 può non essere gradevole, certo, è diverso, chiaro. Antonio, Angela, lei è più grande, per cui di fatto sei una cuguara. Giusto. Sì. Per questo, però c'è un fascino delle donne più grandi, la sensualità, sono più sexy. E la fine è uguale. Posso dire? Certo. La fine. La fine! Ho detto che sì. No, ho capito la fine, nel senso l'orgasmo. No, perché la fine è uguale. L'organo, va bene, l'organo genitale femminile. È sempre uguale. È sempre uguale. È sempre uguale. La fine non c'è età lì. Lì sotto non si può dire che ha 20 anni, 30, 50 anni. Cioè il discorso di Antonio è che sotto la gonna, indipendentemente dall'età, siamo tutti uguali. Viene pure più voglia di fare con la donna più grande. Perché? Perché c'è sempre questo mistero della donna più grande, io devo fare lei sentire quello che lei sentiva per un compagno della stessa età. Quindi noi siamo. C'è una sorta di competizione. Giusto. Cioè, se posso, Angela, se per caso Gloria dovesse decidere se uscire con te o con Giorgio, ovviamente dovrebbe scegliere te perché Giorgio è da rottamare, giusto? Giusto. Zio bello. Comunque sto brasiliano ne sa una più del diavolo. Sto ragazzo ne sa una più del diavolo. Giorgio sei appena diventato zio bello. Sono zio bello. Sì. Allora, zio bello. Quindi le donne sono più generose in fatto di accettazione fisica. Debbie, anche tu esci con ragazzi più giovani? Beh, no, non ci esco.
nel senso che fuori dalla camera da letto non saprei che farmene, però come amici di letto, troppo amici, sì, cioè preferisco quella tipologia perché è tutta da addestrare ancora, cioè tu li prendi questa energia, la impari a incanalarla, ovviamente poi dopo un po' ti stufi, quindi se vogliono una frequentazione no. Però se rimane soltanto in quell'ambito, dopo un po' tu sai che hai realizzato una bella opera d'arte, la rimetti nel mondo e farà felice altre donne. E beh, allora sul concetto di nave scuola vorrei agevolare Kate Winslet con The Reader. Fallo ancora. Un po' questo quello che stavi descrivendo, quindi istruirli. Sì, più all'uso dei giocattoli, prendersi tanto tempo per conoscere il corpo della donna perché è pieno di pulsanti, terminazioni nervose, cose varie, quindi se l'uomo è troppo irruento, ovviamente la donna non arriva mai al proprio piacere. Invece certo. Tonia? Io ho 47 anni, tento a specificarlo perché recentemente quelli che si fanno avanti con me sono under 30. Solo che io non sono attratta da questi ragazzini, come li definisco io, e li ho sempre allontanati, a prescindere proprio niente. Come concetto? Come concetto, perché io sono affascinata invece dagli uomini più grandi. Però le amiche mi hanno sempre detto prova, perché hanno tanto da dare, te li puoi gestire come vuoi, danno soddisfazione. Puoi scegliere tra un cucciolo e un ragazzo più giovane. Uno, una volta, uno è autonomo e l'altro no. Ho ceduto alla curiosità, però rimango ancora delle mie idee, cioè preferisco ancora i miei coetanei, perché l'esperienza che ho avuto io non dico che è stata disastrosa, ma quasi, cioè era preso da sé, dal fatto di essere prestante, dal fatto di essere giovane, dal fatto di avere... Non è stato soddisfacente? No. Allora, quando si parla di cougar, automaticamente si passa subito all'argomento toy boy, e in questo studio c'è un ex toy boy, una volta, che è Giovanni. Una volta qualche anno fa. Preso, scaricato, preso, usato, usa e getta, usa e getta. Sì, mi è capitato molto spesso. E come ci si sente? Male. Nessuna nave scuola, almeno l'impressione che ho avuto io che non ci fosse nessuna lezione. Un grossissimo senso di frustrazione, cioè venivo proprio usato, appunto, e abbandonato come se niente fosse. E non penso di rientrare nella categoria di quelli con cui non si poteva fare niente al di fuori del letto. Era proprio un oggetto, un qualcosa che veniva utilizzato per quel fine, punto e basta. Ma ti piaceva? Ovviamente piaceva tantissimo, le prime volte. Poi a un certo punto ho iniziato a capire che, insomma, al di fuori dell'erezione, dell'orgasmo naturale, non c'era niente, non c'era proprio nessun tipo di sensualità, nessun tipo di eros, niente di questo genere. Era una palestra, era una forma di attività fisica. Ginnica. Ginnica, sì. Antonio, tu hai fatto il toy boy? Non bene. O ti sei sentito trattato così? A me è diverso, perché questa è proprio una fantasia che ho sempre avuto. Io mi sento sempre un toy boy, quello che faccio io mi sento come un toy boy e cerco di fare come un toy boy. Angela, tu lo consideri un toy boy? No, non l'ho mai considerato come un toy boy, anche se potrebbe sembrare, perché la differenza di età perché infatti c'è. È più lui che si definisce così, sì, che tu... È sempre fantasia. L'immagine che racconti di lui? Sì, lui mi ha raccontato che in Brasile a lui piaceva uscire con donne più grandi.
E quindi è una cosa che lui ricercava. Giorgio, cosa vuoi aggiungere? No, che qui c'è un attimo di confusione, sto parlando seriamente, nel senso che, e lo dico per esperienza personale, e mi rivolgo un po' più a quelli della mia età da quella parte, qui succede una cosa stranissima. Noi a un certo momento cominciamo ad avere più successo con le ragazze più giovani che ci dicono che quello che riusciamo a dare noi non glielo danno i vacui, i fatui ragazzi giovani. Quelle donne invece paritetiche alla nostra età vanno con quei giovani perché gli dicono che non riusciamo a dare. Allora, c'è un po' di confusione, cioè, no, l'uomo, questo... il maschio si sente veramente, cioè, spiegateci bene, perché io vorrei capire che cos'è, ma mica tu, che vi piace, perché se a sto punto io non... Anna, praticamente... prima, su questa cosa, quando eravamo in pubblicità, mi ha detto un suo pensiero che effettivamente ricalca il pensiero di Giorgio. Sì. No, che comunque anche nella mia esperienza, ma è un dato oggettivo che cambia l'energia, no? Nell'uomo, andando avanti con l'età, aumenta l'energia femminile e in noi donne, infatti entriamo poi in menopausa, aumenta l'energia maschile. Quindi in realtà intorno ai 40-50 anni cominciamo finalmente a trovarci su un livello dove possiamo comunicare, no? E andare d'accordo. Questo si sente nell'esperienza mia, ma vedo un po' di tutte le donne. Qualcuno ha mai pagato uno gigolò invece? No, però mi piacerebbe farlo, non lo so. E lì, se dopo mi vuoi dare 50 euro... Io... no, ma così in amicizia. Deve essere divertente, no? Uomini, voi, pochi uomini presenti, avete mai pagato una donna? Sì. Io no, te lo giuro, perché no, 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 veramente no, no, perché no, no, non riuscirei a... No, era una curiosità. È la verità, fin da ragazzi non riuscirei a raggiungere, cioè, per me l'idea di dover pagare una donna, lo so, contrasta col mio... No, veramente. Contrasta. Contrasta con l'idea della conquista, della... No, veramente. Va bene, Anna diceva una cosa interessante, quando arriviamo intorno ai 50 anni, l'uomo e la donna, anche come potenza maschile e femminile, come esperienza, come sviluppo delle proprie esperienze, ci troviamo in un punto in cui siamo molto più simili. Comunque. E proprio... del sesso over 50, quindi superati i 50 anni, parleremo tra pochissimo qui a Maleducazione. Ci prendiamo un attimo di pausa, se vi mancheremo in questi pochi minuti, il nostro sito è sempre aperto, www.lamaleducazione.la7d.it, ci vediamo tra poco. Bentornati alla Maleducazione, il programma che parla di sesso senza peli sulla lingua, senza dottori, senza psichiatri, ma solo esclusivamente attraverso le esperienze di ognuno di noi. Per chi avesse perso tutta la puntata di quest'oggi o volesse rivederla, il nostro sito è www.lamaleducazione.la7d.it. Questa sera, questa notte, stiamo parlando dell'età del sesso, come cambia quando si è più giovani, quando si va un pochino più avanti con l'età, ma anche come sono le relazioni attraverso età diverse, per cui uomini più grandi, come Fabio Valentina, che hanno una relazione felice con donne molto più giovani, e viceversa, per cui donne più mature che invece escono con ragazzi più giovani, come per esempio Gloria ci ha raccontato, una certa predilezione per i ragazzi più giovani. Ma a un certo punto, intorno ai 50 anni, ci siamo lasciati prima della pubblicità, dicevamo, il sesso cambia per tutti. Come cambia? Volevo farvi sentire le parole ancora di Pamela Villoresi. Credo che, diciamo, crescendo uno a meno, diciamo invecchiando, va, diciamo le cose come stanno, uno forse ha meno insicurezze. Ecco, io mi ricordo da ragazza, certe volte anche il rapporto sessuale era un'occasione per rivendicare qualche cosa. Dopo un po' non lo è più, cioè cosa vuoi rivendicare, la tua, se la tua vita la stai vivendo, la carriera l'hai fatta, no? Hai fatto i figli, hai fatto la vita che volevi o che non volevi, ma penso che si siano deposte le armi e che si lasci più spazio al gioco e al piacere. Invecchiando, cosa si conquista? Lo chiedo a Mimma, che forse questa sera è la più âgée, la più anziana, la usi questa parola? Sì, 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 vecchia anche. Sì, sì. Sì, senza complimenti. Tu quanti anni hai? 69. Cosa si conquista invecchiando nella propria sfera intima?
Diciamo però che ciascuno di noi ha un vissuto, per cui siccome io appartengo ad una generazione per la quale il sesso era inibitorio, cioè era un tabù inizialmente, quindi da giovane c'era una propensione a non accettarlo del tutto. Per cui assieme a mio marito, ecco la fortuna di aver avuto un solo uomo nella vita, ho scoperto il sesso in maniera gioiosa, come deve essere, in maniera non nevrotica, in maniera piacevole, insomma. E quindi man mano che sono passati gli anni sono diventata disinibita. Ma questo perché, secondo me, perché ho avuto una sola persona con la quale sono cresciuta. Ti è venuta la curiosità, una volta che tu hai forse trovato la tua maturità o disinibizione sessuale, non ti è mai venuta la curiosità di dire ma se avessi provato un altro uomo come sarebbe stato? Io sinceramente non ho avuto questa... No. Ero così appagata dal percorso che ho fatto con mio marito, anche perché voglio sottolineare questo. Io non disgiungo il sesso dall'amore, per cui se si ama si fa sesso insomma anche con piacevolmente, senza tante complicazioni, e anche se il giovane, la ragazza, la donna è più giovane dell'uomo, l'uomo è più vecchio, però se c'è amore non esistono differenze di età. Naturalmente però devo essere anche altrettanto sincera che col passare del tempo la sessualità è diversa, no? Però dico una cosa, che c'è stata sempre, non so se ancora oggi c'è, differenza tra uomo e donna, e cioè l'uomo è più propenso a fare esperienze in età giovanile, quindi a fare più esperienze. La donna credo che abbia delle titubanze, insomma, perlomeno per te è stato così? Per noi, per quelle della mia generazione, sì. Quindi il ragazzo con cui iniziavamo il percorso sessuale era già esperto, capito? Perché sì, era così. Traghetto, insomma, scuola, ecco. Traghettavano in altro modo, insomma, pagavano anche il sesso. Perché senso, gli uomini, no? Forse potevano perché, pagare o fare delle noi, esperienze. Sì, noi ragazze eravamo... poco, per niente esperte. Con chi parlavi di sesso? Quando tu eri giovane, 14enne, 15enne, 16enne, che è il momento in cui magari vuoi fare delle domande, sì, un pochino più tecniche forse. No tesoro, non c'era la possibilità, per cui le informazioni arrivavano col passaparola, e come tutti i passaparola arrivavano in maniera distorta. Quindi quando alla fine venivi informata malamente, e questa è una cosa negativa, voglio dire, non era un percorso facile. Quindi il secondo nostro. Te parlare oggi, parlare di sesso, confrontarsi in maniera serena sulle proprie esperienze, trovi che sia utile? Io credo che sia utile, positivo. Devo dirti una cosa che io ho insegnato per anni, e c'è stato il tentativo di fare educazione sessuale nelle scuole, però non eravamo preparati, noi insegnanti, anche sia uomini che donne, ma soprattutto non erano preparati i genitori ad accettare questo tipo di educazione. E non ti parlo di tanti anni fa, ti parlo di 10 anni fa, quindi non lo so i giovani di oggi come, da quale fonte vengono, traggono le loro informazioni. Io non lo so, spero che ci guardino. Perciò, se ci stanno guardando in questo momento, c'è un filmato che vi voglio far vedere, è una campagna per l'uso del profilattico contro le malattie sessualmente trasmissibili, che è una cosa che noi sosteniamo. Anzi, vorrei dare un abbraccio e un saluto a tutti i ragazzi che ci hanno scritto, che hanno avuto un po' la sfortuna di contrarre qualche malattia e che ci ringraziano per ricordare sempre che l'unico sistema possibile per proteggersi è il preservativo, indipendentemente dalla propria, dal proprio credo. Ma c'è uno spot meraviglioso negli Stati Uniti, proprio fatto per sensibilizzare le persone, che ha come protagonisti loro. Come on. Girl, look at that body.
Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Now, what was your name again? Hurry up, I want to go shopping. I'm sexy and I know it. Coffee? Oh. Oh my God, I'm getting a cramp. Hurry up. Oh mio Dio, sto per avere un crampo, muoviti! Per esempio, questa è una possibilità di educazione sessuale, cioè sì, le varie possibilità entro le quali ci si può muovere con un proprio compagno o la compagna, sempre ricordando di portare il preservativo addosso. Scusatemi, certo, se mi attardo su Mima, ma sono curiosissima perché sei perché la persona diversa, più anziana, sì, se tu sì, mi permetti sì, di dirlo, sì, venuta sì, in sì, trasmissione. Sì. Ma tuo marito è ancora prestante vitale, oppure un aiuto chimico ci vuole dopo una certa età? Io sono un po' imbarazzata perché mio marito è lì dietro. Quindi non lo possiamo dire? No, io credo, mi dovrò informare però. Va bene, non voglio... Però sono contenta, sono soddisfatta, facciamo normalmente l'amore perché ci amiamo, quindi è naturale, però lo voglio dire senza infingimenti che non è più come prima, perché i ritmi sono diversi, le situazioni sono diverse, tutto è più lento, però c'è... ecco, io voglio dire una cosa, se ci si ama c'è tanta tenerezza, quindi il sesso, diciamo, no? Il rapporto sessuale è impregnato anche di una cosa, di un sentimento diverso che magari da giovane non si ha, che è quella tenerezza, quell'affetto proprio, no? E quella voglia di soddisfare anche ad una certa età la compagna e anche da parte della compagna è quello di soddisfare il proprio compagno. Allora, siccome cambia sesso dopo i 50 anni, c'è un elemento, sembra, che per le donne sia fondamentale. Questo. Usi qualche precauzione? Menopausa. Accidenti, che fortuna. Ok. Quasi. Non è il caso di controllare la pressione? La mia pressione? Sarebbe irresponsabile non farlo. Nessun altro mi avrebbe interrotto. Già, infatti sei fortunato. Oddio, non vedo. I miei occhiali. Ok. 120-80, baby! In questo film Tutto può succedere, una delle cose che aveva fatto scalpore era proprio la relazione intima, giocosa e divertente, con una serie di gag che fanno parte della sessualità over 50. Il dato fondamentale che cambia è menopausa, sì o no. Che succede dopo la menopausa? Chi parla? Elvira. A me non è cambiato niente, solo il fatto che non rimanevo più incinta, che non è mica poco, voglio dire, è una bella fortuna, a parte la battuta. Io trovo un po' avvilente come la pubblicità vuole per forza rappresentare le donne in menopausa, che sembra che si entri in ascensore e ci si faccia subito la pipì addosso, che avete paura degli odori, la secchezza, cioè io la trovo deprimente, ma non è così. Adesso, chiaro, ogni caso è diverso. A me non è cambiato niente. Sì, qualche vampata, questi sono cambi di temperatura che sono gli ormoni che portano. Però la mia vita sessuale non ne ha risentito, anzi, è molto migliorata, perché non avendo più nessun tipo di ansia, che magari andavi a fare un weekend figo e in quel momento avevi il tuo ciclo, adesso me ne frego abbondantemente, un giorno vale l'altro. Al massimo scende il climatizzatore. Al massimo metto l'aria condizionata. Esatto. Secondo me è molto... si parla solo dell'aspetto negativo della menopausa. E mai invece delle cose c'è belle, un sacco di comodità. Io lo sostengo, menopausa ormai una meraviglia, guarda. Che è una cosa che voi uomini non avete, non potete percepire. Chiara, volevi aggiungere qualcosa? Cosa cambia dopo?
Io non sono ancora in menopausa, ma comunque il traguardo migliore che ho raggiunto a 50 anni, io li ho appena compiuti, è invece il permettermi di cogliere il lato buono sia dell'uomo più giovane che di quello più anziano. Nel senso che così come mi piace vivere in questo clima temperato dove c'è primavera, estate, autunno, inverno, mi piace cogliere l'alternanza dei pregi di un uomo più maturo e anche dei pregi di un uomo più giovane. L'importante è che sia padrone del suo coito. Mi associo. Ti associ, Gloria, ti associ. Tu hai menopausa sì o no? Te lo posso chiedere? No. Ancora no. Ancora no. Quindi l'unica è Elvira? Io sono la più anziana e però, Mima? Io, come lei, insomma, non ho avuto nessun problema, anzi, era liberatorio, no? Quindi, sì, effettivamente è avvilente. Non è, sì, come descrivono... Non attraversiamo quel periodo in quel modo, no. Tranquillizzatevi. Sì, poi, sì. E poi ci sono anche le pillole adesso, che eliminano le vampate. Gli uomini, invece, cosa pensano del passare dell'età in coppia? L'abbiamo chiesto a Luca Barbarossa. Con gli anni io credo che il rapporto con il sesso diventi sempre più sereno. Credo che da ragazzi tutti abbiamo avuto un po' ansia da prestazione piuttosto che voglia di strafare, di stupire, di legare il sesso a un aspetto anche forse un po' competitivo, cioè di dire, insomma, di fare un po' di bullismo, di bullismo tra le lenzuola, insomma. Credo che con gli anni questo aspetto qui migliori, cioè migliora la serenità con la quale affronti il sesso. Migliora la serenità con la quale affronti il sesso. Stefano, è così anche per te? Uno è un po' più consapevole di quello che vuole in un certo senso, quindi sì, da giovane hai voglia di sorprendere, quindi non sai neanche esattamente cosa devi fare e cosa non devi fare, quindi ti improvvisi. Io devo dire che tutto quello che ho imparato me l'hanno insegnato delle mie compagne, più giovani sempre, non ho mai avuto il piacere, perché da giovane lo desideravo, di incontrare una donna grande che mi facesse appunto da nave scuola. E nel mio piccolo invece ho incontrato una persona più piccola di me che però aveva molta esperienza e quindi mi ha scialuppa scuola. Mi ha insegnato, una persona curiosa e sono un po' scialuppa scuola. Una zatterina, una zattera. E quindi diciamo che non ho avuto il piacere di avere delle lezioni da persone più grandi, ma bensì ho imparato da, paradossalmente, una ragazza più giovane. Una ragazza molto più giovane. Credo che sull'età e sul sesso abbiamo detto tutto quello che potevamo dire questa sera, ma chiuderei rimandandovi sempre al nostro sito internet www.lamaleducazione.la7d.it, ricordandomi sempre di salutare gli amici di Facebook, tutti quelli che ci guardano a casa, ridare l'appuntamento settimana prossima e cedere la parola a Giorgio, che ormai deve chiudere tutte le puntate. Io direi che se queste signore, queste donne meravigliose arrivate a una certa età, vogliono andare con i ragazzi più giovani, lo facciano. Però voglio rivolgere agli uomini: non vi preoccupate, perché anche se noi invecchiamo ci dobbiamo ricordare del nostro mito, dei nostri tempi, Mary Poppins e la canzone. Con un poco di zucchero, la pillola, faccio la... settimana senza tutti gli chimici. Buonanotte.